Ti adoriamo, ostia divina. Ti adoriamo, ostia di amore. Signore, vieni in nostro aiuto. Signore, facci comprendere il mistero che noi oggi celebriamo. Signore, ti chiediamo di non essere distratti dalle cose della terra e di affondare in questo mistero la luce che tu ci dai, la luce interiore. Facci penetrare nel mistero dell'annunciazione e dell'incarnazione tua, perché noi radicati nel tuo mistero ci sentiamo figli di Dio, redenti da Cristo, ci sentiamo i figli della luce, i nuovi figli del regno. Signore, noi ti adoriamo, qui nel sacramento dell'Eucaristia, la tua carne è carne di Maria, nostra madre, è la nostra carne umana che viene esaltata nell'Eucaristia, la carne umana profanata diventa sacra in te, ostia divina, che hai preso l'umanità, la carne, dal grembo di Maria. La nostra carne è esaltata, purificata, divinizzata da te, o Verbo di Dio incarnato, o vero Dio e vero uomo, noi ti adoriamo. Ti adoriamo nella carne umana, ti adoriamo nella tua divinità, e ci prostriamo davanti a te, ti diciamo, sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Signore Gesù, noi ti adoriamo, nato dalla Vergine Maria. Tu hai portato in te tutto il genere umano e lo porti con le sue malattie, con i suoi dolori, perché sei qui in uno stato sacrificale, ti offri ancora al Padre e offri nella tua carne nata da Maria tutto il genere umano. Tu applichi così a tutti noi i meriti della tua passione e morte, perché sei qui nell'Eucaristia sacrificato e risorto. Il mistero pasquale si compie tutto in te, o Verbo di Dio eucaristico. In questo momento noi adoriamo in te colei che ti ha dato la vita e con noi ti adora, e noi tutti figli di Maria ti adoriamo. Questa mattina vogliamo adorare con Maria te, vogliamo adorare con tutti gli uomini te, Verbo di Dio, fatto uomo nel grembo di nostra madre. O Gesù, che hai preso su di te tutte le umane miserie, o Gesù che hai preso dentro di te tutti noi, o Gesù che hai preso tutto quello che è dell'uomo, tranne il peccato, per distruggere il peccato, noi ti adoriamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. O Maria, nostra madre, tu foste la prima ad adorare il Verbo di Dio, tu sei la grande adoratrice di tuo figlio, tu l'adoraste quando dicesti sì al Verbo che si faceva carne. Tu vivesti per 9 mesi in adorazione del Verbo di Dio che era nell'ostensorio del tuo grembo, nascosto. Tu lo adoravi e quando nacque a Betlemme, tu lo adoraste. Il primo modo che facesti fu quello di prostrarti davanti al tuo figlio Dio. Hai detto prima che noi, prima che tutto il mondo
Io ti adoro, Gesù mio, vero uomo e vero Dio, lo dicesti tu, quem genuit adoravit, dice la liturgia, colui che aveva generato, adorò. Il primo moto tuo, Maria, non fu quello di baciare il figlio, ma fu quello di adorare il figlio, perché eri il figlio del Padre, il Redentore del mondo. Lo adorasti durante tutto il tempo della tua vita, lo adorasti nella tua adolescenza, lo adorasti nella sua giovinezza, lo adorasti nella sua maturità, lo adorasti quando ti lasciò per andare a predicare, lo adorasti nella Santa Eucaristia, gli ultimi giorni della vita terrena, lo adorasti sotto la croce, lo adorasti sempre quando fu risorto. Tu eri l'adoratrice del tuo figlio. Insegnaci, oh Maria, a piegare la mente, il cuore e le ginocchia davanti a tuo figlio. Facci partecipe della tua adorazione. Sii lodato e ringraziato ogni momento. Oh Maria, nostra madre, prima adoratrice del tuo figlio, del Verbo incarnato, noi ci uniamo a te. Trasmettici, oh Maria, la tua umiltà, la tua purezza, ma soprattutto la tua fede, perché noi ci possiamo prostrare davanti al tuo figlio e adorarlo come vero Dio e vero uomo. Io ti adoro, Gesù mio, vero uomo e vero Dio, vero figlio di Maria, madre vostra e madre mia. Perché le piange i suoi figli e non si vuole consolare, perché non sono più. Ma la voce di Dio dice: consolati, perché i tuoi figli ritorneranno, la tua discendenza glorificherà il Signore. Per le vie misteriose i tuoi figli verranno a te entro i tuoi confini. Signore, questa parola è per tutti coloro che piangono, per tutti coloro che hanno avuto il distacco dal loro cuore. Questa parola di consolazione è per tutti quelli che sono nel pianto, la quale piange i suoi perché non sono più. Ed è la voce di Dio che grida: consolati, consolati, perché i tuoi figli ritorneranno, perché coloro che tu amavi ritorneranno, perché grande è la potenza di Dio. Dio non delude mai nessuno. O Signore mio Dio, noi siamo qui davanti a te questa mattina, ti adoriamo. Consolazione divina, consolazione materna di Maria, scendi su tutti noi e benedicici. O Maria, madre buona, madre dell'amore, tu diventasti con un genito tuo la madre del dolore. Tu sapevi che cosa comportava per te il divenire madre di Cristo, madre di colui che sarebbe morto sulla croce, madre di tutti gli uomini peccatori, madre di tutta l'umanità fino alla fine dei secoli. Tu comprendevi tutto questo, o Maria la pura, la santa, caricata di tutti i peccati degli uomini, perché i peccati di cui si caricò tuo figlio, tu li vedevi, li sentivi dentro di te. O Maria, noi ti offriamo il nostro cuore questa mattina e ti diciamo di presentarlo a Gesù. O Maria, sei tu la nostra madre, sei tu che compi l'ufficio materno qui. Offrici al tuo figlio, a colui che ci ha presi in sé e in te ci ha fatti tuoi figli, come figli del Padre. O Maria, madre nostra,
consolatrice nostra, dolcezza nostra, vita nostra, non ci abbandonare mai, siamo sempre e perennemente i tuoi figli. Cammina con noi nella vita, finché non ci avrai deposto, là, nel grembo del Padre, da cui è uscito il tuo unigenito. Lode, gloria, onore a te, o Signore. Lode, gloria a te, o Signore Gesù. Signore, consoli il cuore di nostra madre, consoli il cuore di questa nostra figlia, consoli il cuore di Maria, infondi speranza, perché la tua misericordia è infinita. La tua misericordia è infinita, noi siamo gretti, perché non comprendiamo, ma la tua misericordia è immensa, e nel tuo grembo tu raccogli i gemiti di tutti i morenti. Signore, accogli il gemito nostro, Signore, e fa che ritorni la pace nei cuori, la serenità nei cuori, perché tu sei un Dio della pace, un Dio di amore. Tu accogli i vivi e tu accogli i morti, tu accogli tutti nel tuo grembo, perché tutti in te trovi la pace. Signore, accogli l'anima di questo figlio che voleva soltanto la pace. Tu sei il Dio della pace e non rifiuti tutti coloro che cercano la pace, perché sei il Dio della pace. Consola noi tutti. Consola questa nostra madre dolente, questa moglie dolente. Consola questa creatura tua e benedicile qui ai piedi dell'altare. Benedici noi tutti, o Signore, e fa che, come Maria, diciamo a tutti, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore, sono qui. La tua discendenza glorificherà il Signore. C'è una discendenza secondo la carne, c'è una discendenza secondo lo Spirito. E per questo dice il Signore, la tua discendenza glorificherà il Signore e saranno più numerosi i figli della stella che i figli della sposata. Lode, gloria a te, Signore. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo di quello che tu vai dicendo, perché tu non deludi mai. Tu provi e dopo la prova dai la consolazione. Tu conduci ad un'altra sponda coloro che hai messo nel pianto e fai vedere il perché di tutte le cose. E adesso benedicici, oh Signore, e fa che noi ci accettiamo la tua volontà, perché nella tua volontà è la nostra pace. Lode e gloria a te, Signore. Alleluia. E adesso continua la lode in chiave personale. Ricordo di dare il vostro obolo come un sacrificio gradito a Dio. Non considerate l'obolo che date come una qualunque offerta, no. È un'offerta sacra data al Signore. E datelo con questo cuore sincero, come un dono dato al Signore. Anche questo è un redimere i peccati, è un suffragare i morti,
e spossessarci di qualche cosa che si appartiene, che ci fa comodo per il Signore. Ed è con questo sentimento, con questo pensiero che vi esorto. Non è un motivo temporale, ma è un motivo spirituale che mi mette in bocca queste parole. Siate generosi con il Signore sarà generoso con voi. Distruggete così il debito che avete con Dio a causa dei vostri peccati. Alleluia. C'è un'ernia al disco che guarisce oggi. Signore, toglie dal cuore di tante persone l'amarezza e in questo momento inonda il cuore di pace, di serenità e in alcune anche di gioia. Signore, toglie i dolori radiali che partono dalla schiena, quasi dall'ultimo vertebra, e si diramano nell'addome e in basso. Sente, queste due persone, questa frescura, per cui questi dolori spariscono. Signore, guarisce il grembo di una donna, proprio il grembo di una donna, da diverse malattie. Signore, tocca l'occhio sinistro di un uomo e guarisce. Signore, tocca l'orecchio anche di un altro uomo e sente meglio. Signore, tocca i polmoni di una persona, c'è una piccola lesione che si rimargina, e tocca anche la pleura di una persona. Ringraziamo il Signore. Ecco, le tue ginocchia sono vacillanti, le tue braccia non ne possono più. Signore, ti dice le parole del profeta, irrobustite le ginocchia vacillanti, consolidate le braccia fianche, stanche, perché il Signore ha visitato te. Non ti smarrire di cuore, perché il mio cuore è con te. Ti do un cuore nuovo e tu non dovrai più patire. Non ti smarrire di cuore, io vengo dentro di te. E per una donna, non ti smarrire di cuore. Tu non comprendi il perché delle cose, ma non ti smarrire di cuore, perché io sono con te. A suo tempo comprenderai tante cose. Signore, tocca l'occhio destro di una persona in questo momento, un occhio dolorante nella parte inferiore proprio dell'occhio. E benediciamo il Signore. Signore, tocca anche il coccige di una persona, tocca l'inguine di un'altra persona, e asciuga due cisti, uno ascellare e l'altro al seno. Ringraziamo tutto questo il Signore, benediciamolo sempre, perché grande è la sua misericordia per noi. E adesso, fratelli e sorelle, tutti insieme, comandiamo a una malattia brutta che minaccia la vita di una ragazza di fermarsi. Se tutti noi gridiamo fermati e non andare oltre, Gesù ascolta la nostra preghiera. E adesso, fratelli e sorelle, continuiamo la nostra preghiera ricordando al Signore tante persone che si raccomandano alla preghiera di questa comunità.